Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camarium. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi a questo canale e lasciatemi un like. Soprattutto, se avete amici che come me gli piace fare di tutto, invitateli a iscrivervi a questo canale. Oggi faccio vedere quello che ho stampato con la stampante dopo aver fatto la modifica all'asse Y. Se vedete, non so se si può vedere con la mia webcam. La superficie è praticamente liscia, non è porosa. Infatti la A, ecco qui, la A all'interno viene praticamente liscia e il rilievo si nota benissimo. Questo qui è un portabatterie. Invece, senza il 35 come ho montato adesso, la superficie invece veniva porosa e all'occhio dava praticamente fastidio. Qui l'ho verniciato con uno smalto, una prova, un esperimento prima di provare i colori acrilici. Quindi adesso penso dava praticamente fastidio. Qui l'ho verniciato con uno smalto, una prova, un esperimento prima di provare i colori acrilici. Quindi adesso penso dava praticamente fastidio. Qui l'ho verniciato con uno smalto, una prova, un esperimento prima di provare i colori acrilici. Quindi adesso penso dava praticamente fastidio. Qui l'ho verniciato con uno smalto, una prova, un esperimento prima di provare i colori acrilici. Quindi adesso penso dava praticamente fastidio. Qui l'ho verniciato con uno smalto, una prova, un esperimento prima di provare i colori acrilici. Quindi adesso penso dava praticamente fastidio. Qui l'ho verniciato con uno smalto, una prova.